Piazza Grande ci sono, non so se avete visto, nella parte bassa ce ne sono tre o quattro, ma piccolezze, perché le logge Vasari sono state rifatte nuove, il palazzetto di Fraternita, le facciate nuove, la stragrande maggioranza delle facciate che proseguono Piaggia San Martino sono nuove tranne una. Giù sotto c'è, è evidente che se rifai tutta una piazza, le facciate ci vogliono, insomma, non puoi rifare una piazza senza immaginare di renderla tutta decorosa. Quindi gli uffici so che stanno chiedendo ai privati un impegno per vedere se è possibile complessivamente riqualificarla. Il palazzo che il palazzo ottimale adesso resta vuoto? Qual è l'obiettivo del Piazza Grande diventa, nei pensieri del sindaco, Piazza Grande diventa il centro della cultura giovanile della città, per rivitalizzarla e per portare i giovani nella parte alta, sia con le università straniere che dovrebbero venire su nelle stanze su del Praticino, con la riqualificazione del Praticino, c'è il dottor Rossi che poi vi può dare qualche notizia tecnica, perché lui che tiene i rapporti, visto che parla un inglese apprezzabile, a differenza del sindaco. E nel palazzetto di Fraternita dovrebbero esserci trasferiti alcuni ambienti della biblioteca, diventa sentito un polo di cultura giovanile, il che significa ridare a quella piazza una vivezza anche culturale che certamente la riqualificherà e contribuirà a spostare un po' in alto il cammino dei giovani che, forse timorosi della salita, si fermano al canto dei bacci e da lì non si muovono più.